l'azienda FIAM nasce nel 1942 come spin-off di un'azienda già esistente e che si occupava della produzione di motocarri elettrici. Tant'è vero che l'acronimo FIAM sta per Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio. Già dal nome dell'azienda si capisce quindi un forte radicamento sul territorio. Montecchio infatti è la sede storica dell'azienda nel Vicentino, e un forte radicamento anche sulla produzione del prodotto. FIAM da subito si è occupata di prodotti quali gli accumulatori per l'avviamento delle automobili, spostandosi via via ed arricchendo la propria gamma di prodotti, aggiungendo accumulatori per ambito industriale, avvisatori acustici ed antenne. Quindi questo ha costituito per molti anni il vero core business dell'azienda, per arrivare ai giorni d'oggi allo status attuale, quindi 3.000 dipendenti, 11 stabilimenti sparsi in tutto il mondo e una realtà commerciale che copre ormai tutto il territorio mondiale. La politica aziendale è quella di fornire soluzioni customizzate, quindi soluzioni dedicate e idonee a quello che è l'utilizzo e quelle che sono le richieste del nostro cliente. Nel passato FIAM si è sempre identificato in primis per prodotti quali le batterie avviamento. In questi ultimi anni ha cambiato leggermente la sua strategia, proponendosi come fornitrice, come partner di soluzioni per i nostri clienti. Quindi non più solo prodotto fine a se stesso, ma anche conoscenza profonda dell'ambito applicativo in cui andiamo ad operare e quindi la capacità di interfacciarsi con il nostro cliente in esigenze e in mercati che sono sempre via via più difficili e richiedono sempre maggiore conoscenza, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista umano, e quindi la capacità anche di dare soluzioni che siano differenti. FIAM è da sempre consolidata in quelli che sono i prodotti classici FIAM, quindi le batterie avviamento, le batterie per uso industriale, i gruppi di continuità, gli avvisatori acustici e le antenne. In questi ultimi anni FIAM si sta spostando anche verso prodotti e soluzioni per così dire innovativi e abilitanti, quindi diversi anche per applicazioni che stanno nascendo e stanno crescendo in forte sviluppo. Basti pensare alle batterie avviamento per applicazioni start and stop, per veicoli quindi ibridi. Basti pensare alle batterie al sale, al sodio cloruro di nickel, adatte soprattutto ad ambiti energy storage e mobilità elettrica, piuttosto che a prodotti quali ad esempio il LED organico, che trova grandi applicazioni in ambito automotive e in ambito anche illuminazione. In particolare in questo contesto, in questa fiera in cui siamo presenti, presentiamo i nostri nuovi prodotti dedicati all'energy storage, quali ad esempio questo container, la Green Energy Oasis, che trova molte applicazioni in ambito remoto, laddove la rete elettrica non arriva o comunque arriva in maniera discontinua o con poca qualità, piuttosto che tutte le applicazioni anche sulle reti nazionali e internazionali, quindi reti complicate, andando a risolvere quelle che sono complessità che derivano da nuove applicazioni, quali ad esempio lo sfruttamento sempre più ampio delle fonti rinnovabili. FIAM si contraddistingue in maniera particolare per la capacità di offrire soluzioni che vadano al di là del prodotto e quindi vadano effettivamente ad incontrare le esigenze del cliente, anche quelle diciamo non così esplicitamente espresse. Progetti per il futuro: FIAM ha in questo momento grandi progetti e molti progetti in campo per il futuro. In particolare in questo contesto, in questa fiera, stiamo presentando il prodotto di batteria cosiddetta al sale, al sodio cloruro di nickel, particolarmente adatta sia alla mobilità elettrica
elettrica sia all'ambito energy storage. La batteria al sale appunto trova ambiti applicativi sia in aree remote, quindi sprovviste di rete, e qui presentiamo alcuni prodotti, sia in ambito reti, quindi reti nazionali ed internazionali complesse, e in quest'ambito diciamo si presenta e ha come caratteristiche principali l'alta ciclabilità, l'impatto zero, quindi una batteria completamente ecosostenibile, la capacità di resistere ad alte e basse temperature e di avere performance indipendente dalla temperatura. Cosa si intende per alte e basse temperature? Diciamo che dai meno 40 ai più 60 gradi la batteria mantiene inalterata e in maniera diciamo costante le proprie performance e le proprie caratteristiche.